Accompagnare per dare autonomia. Questo è lo scopo dei punti di facilitazione digitale che apriranno in città la prossima settimana. L'iniziativa intende migliorare le competenze digitali dei cittadini di tutte le età, promuovendo l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e incentivando l'utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione. Qualche esempio? SPID, carta d'identità elettronica, PagoPA, fascicolo sanitario elettronico, dote famiglia, domande per i servizi scolastici per l'infanzia, piattaforme social, home banking e molto altro. Ad aiutare i cittadini dagli 0 ai 99 anni ci saranno 4 facilitatrici digitali, operatrici socioeducative formate dalla cooperativa sociale FAI e dall'opera Sacra Famiglia. Punti di facilitazione digitale aperti diciamo dai 0 ai 99 anni perché ci sono esigenze differenti e noi l'abbiamo inteso proprio come un'iniziativa intergenerazionale dove i nonni possono andare con i nipoti, i genitori con i figli perché i temi sono tantissimi, si va dai servizi del comune gestiti proprio online ma anche allo SPID, alla carta d'identità elettronica, anche informazioni sull'uso consapevole dei social. Noi da una parte dobbiamo colmare un divario digitale che riguarda la popolazione più anziana che è nata in un'era pre-digitale e deve imparare a utilizzare certi servizi. Poi abbiamo un altro problema, quello dei giovani invece che magari utilizzano i social in modo compulsivo però non conoscono certi servizi che invece sono estremamente utili e che vanno utilizzati online. Quindi cerchiamo di raggiungere un pubblico di tutte le età. Questo perché abbiamo inquadrato questa attività nell'ambito delle politiche giovanili che sono molto ampie, ci abbiamo investito tantissimi soldi, non è vero che Pordenone non si fa prevenzione ed educazione nei confronti dei giovani, le iniziative sono tantissime. Sì, un progetto che trova risorse sul PNRR per oltre 2.200.000 euro che grazie alla collaborazione degli enti subattuatori, in particolare 8 enti locali hanno raccolto 12 ambiti territoriali della regione, tra cui il comune di Pordenone e che grazie a questa collaborazione con gli enti locali è possibile arrivare nei territori, nei punti vicini i cittadini, in punti dove i cittadini possono trovare risposte al bisogno di facilitazione digitale in un mondo che è sempre più complesso ma che giustamente risponde a bisogni sempre più variegati. Il progetto prevede la realizzazione di 52 punti di facilitazione su tutto il territorio regionale, un target che si completerà entro quest'anno, mentre l'obiettivo di 41.000 cittadini facilitati dovrà essere raggiunto entro la fine del 2025. I punti digitale facile si trovano a Lab 381 in Viale Dante e all'ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazzetta Calderari 15. In entrambi gli sportelli si accede su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni www.comune.pordenone.it/digitalefacile.